Comincia qui la nostra trasmissione di oggi, Canale 2 c'è, tocca a me condurvi in questo spazio di circa 20 minuti, come sapete, che va in onda ogni giorno per parlarvi, per essere vicini alla città, per parlare di temi che riguardano soprattutto la città di Altamura, perché è la città dalla quale trasmettiamo ed è la città che riteniamo ha bisogno di maggiori attenzioni negli ultimi tempi, per cui anche con Emanuele Giordano e Chicchirichì abbiamo concordato di realizzare puntate, guardare un po' i temi di Altamura, perché così abbiamo bisogno di maggiore attenzione e vogliamo con la nostra emittente televisiva contribuire, insomma, consentiteci questo, vogliamo contribuire nel nostro piccolo a cercare di migliorare le cose. Oggi, a proposito di migliorare le cose, ne parleremo con il nostro ospite in presenza, vaccinato, suppongo, o tutto a posto, quindi doppio vaccino, tutto regolare, Green Pass, tutto regolare. Attivo. Allora, Antonio Baldassarra, che molti di voi già conosceranno perché è stato qui da noi diverse volte per parlare delle sue attività, è un artista, anche se lui ormai ama definirsi artriste per le vicende cittadine poco positive. Perché è triste? Cioè, perché non si riesce a parlare delle attività culturali e siamo costretti a parlare di altro, cioè dei problemi per questo. Più il tempo passa, più mi rendo conto che le nostre attività culturali vanno a scemare nel tempo. Cioè, anziché parlare di mostre... Assolutamente, stiamo spegnendo. Io stesso avevo una galleria d'arte e con dei progetti a lungo termine che ho dovuto ridimensionare e poi chiudere perché non c'era la possibilità di veicolare dei progetti importanti, e quindi poi mi rendo conto che più il tempo passa e più non c'è attenzione per le attività culturali. Ora il problema, io glielo voglio dire, lei forse ignora questa cosa, ora il problema sarà risolto perché ora il Comune di Altamura ha chiesto delle consulenze a una società esterna che ora sistemerà le cose della cultura. Stia tranquillo, ora si deve... Dubito che abbia... Sì. abbia Ci saranno una delle... certa valenza di... Cioè lei dice non si riusciranno a risolvere le io cose. Io penso alla base ci sia ci voglia la volontà di programmare delle attività a livello culturali, creative, ripristino di alcuni siti storici di una certa importanza. Io credo che sia il tempo importante e maturo per vedere altrove una certa progettualità. Questo è quello che ecco, io ho sentito, ed è un paragone abbastanza azzeccato, ho sentito un giorno fa qualcuno, non ricordo chi, che diceva prima di invitare degli ospiti a casa, se a casa propria, facciamo le pulizie, mettiamo a posto l'abitazione, puliamo, gli prepariamo le cose che dobbiamo servirgli, insomma cerchiamo di fare bella figura. Il problema è che noi abbiamo invitato le persone dal di fuori, però abbiamo tutto sporco, tutto da rifare, tutto da ricostruire, tutto da abbellire. A partire, per esempio, io dico, sarà anche un errore quello che sto per citare, ma voglio dire, il bigliettino da visita di una città è anche il proprio municipio. D'accordissimo. Il municipio non viene dipinto, verniciato, ecco, parliamo di pittura esterna, da quando è arrivato il Presidente della Repubblica Napolitano, tanti anni fa, insomma saranno passati quasi 20 anni, e attenzione, in quella circostanza fu aggiustato solo la facciata davanti del comune. Tutti i lati, diciamo, del comune sono stati aggiustati, siendo forse mascherati, diciamo, 40-50 anni fa, non lo so, non ricordo, ecco, quando sono state rifatte le facciate. Quindi già quello che è un bigliettino da visita la dice lunga, ecco, su come la pensiamo, sugli ospiti, su come invitiamo gli ospiti e che cosa gli facciamo trovare.
ma parliamo soprattutto del centro storico che lei vive esattamente. Solitamente perché ci vive. Ci vivo e metto come premessa il fatto che qualche anno fa si pensava di vedere un rinascere di questa città in concomitanza con Matera 2019, sì. Era la grande opportunità che avrebbe dato la spinta alle attività culturali, cioè, all'interesse per la pulizia della città, commercio, cioè uno sviluppo. Associato anche al fatto dei grandi progetti che si sono poi negli anni sviluppati ad Altamura, compreso Federicus, che è stato un evento di una certa importanza che ha veicolato un turismo molto più importante di quello che era in precedenza. Questo qui è un resoconto negativo, quello che mi si presenta sotto gli occhi, cioè vedere un'amministrazione passiva, e mi permetto di dirlo, ma premetto che non è per un simbolo o un altro, una facciata di corrente di un partito o dell'altro, a me non interessa. Io parlo dell'efficienza di un'amministrazione che governa una città. Questa è la cosa più importante, quello che mi preme sottolineare. Ribadire. Cioè vedere che negli anni non si fa niente, anzi vedo un degrado accentuato. Non voglio ripetermi, perché c'è gente che poi mi ascolta e può pensare che ripeta le stesse cose. Il centro storico è quello, quindi sottolineare le inefficienze di questo centro storico e mettere attenzione a chi di dovere dovrebbe avere interesse, e non lo fa, sulla pulizia. La circolazione stradale all'inverosimile, a traffico alternato e caotico. Cioè, sui controlli, sulla presenza... Il controllo del servizio pubblico e di polizia che manca, una città di 70.000 abitanti, che non ha un controllo del territorio, è grave, trovo grave. Per non parlare di notte, perché io avendo anche casa su una parte centrale della città, vedo che poi quei servizi di self-service, di distribuzione food del quotidiano, non fanno altro che aggravare la situazione, perché molti giovani, chiudendo i bar e i ristoranti, si soffermano lì, e quindi trovano birra e tutto quant'altro. Può poi procurare un accumulo di immondizia, di caos e tutto il resto. Io penso che... Ma lei, secondo me, parla così perché è stato in Francia tanti anni e quindi ora lei vede la differenza ad Altamura, ma lei si deve anche adeguare. Certo, l'ho fatto assolutamente, cioè, non voglio pormi su un piedistallo come osservatore speciale. Il fatto di aver vissuto tanti anni in Francia chiaramente ha sviluppato in me un occhio critico sulle inefficienze di una città. E la mia città, quindi c'è un amore particolare per la mia città, e mi auguravo e constato il contrario, che ci fosse un'evoluzione, una certa importanza sulla qualità di vita di questa città, ma vedo il contrario, perché il traffico, e sottolineo questo, io voglio che molti cittadini girino per il centro storico di sera si rendano conto di una cosa che è veramente inammissibile e inaccettabile: macchine parcheggiate ovunque, anche nei claustri. Il turista, quando arriva e vede uno scempio sulla parte agreabile, dico il termine francese, sul lato estetico del centro storico, che dovrebbe essere valorizzato, e non hanno neppure l'opportunità di osservare i siti dei claustri, perché ci sono macchine ovunque. Cioè, io trovo che veramente è indecoroso. Lei dice, lei manca il controllo. Sì, io stesso ho un'autovettura e abitando nel centro storico potevo fare come gli altri. Io la porto a distanza allargata. Tra l'altro c'era una segnalazione di un nostro telespettatore che ci indicava, non so fino diciamo, a che punto possa essere interessante questa cosa, però è sempre un motivo di discussione. Addirittura ci diceva questo nostro concittadino, venite a fare delle riprese nel centro storico la sera, perché avendo chiuso il bar, no, quando chiudono i bar,
rimangono fuori ammassati uno sull'altro i tavolini, le sedie, ed è uno spettacolo indecente che diamo ai forestieri che magari passano nel corso durante la sera, che guardano, è uno scempio anche su questo fronte, cioè perché sono attività molto piccole che non hanno spazio e quindi mettono all'esterno i tavolini, poi la notte rimangono lì evidentemente. Allora, la notte io penso che ci sia il caos totale, perché mancando un servizio di controllo del territorio, io non dico che ci deve essere la polizia in giro, ma un'attenzione, ma questo non succede. Allora, l'altro giorno mi è capitato di andare in giro per la città e trovare gli escrementi lasciati un po' dovunque, quando la legge dice che il cittadino che ha un animale deve avere l'accortezza di recuperare quegli escrementi e buttarli negli appositi contenitori. E qua veniamo al tema, mi scusi, e quali sono gli appositi contenitori? Mancano, e quindi ritorniamo, qui il cane che si morde la coda, perché è lì il nostro problema. Allora, quando c'è questa inefficienza evidente, di un'amministrazione che non vede che se mancano i bidoni delle immondizie, chiaramente e io... se la prende con l'amministrazione, no, vabbè, l'amministrazione deve sorprendere. Lei è cattivo. No, sono cattivo, voglio esserlo. Non la inviteremo più qui. Va bene, ok, non mi inviterà più, però io devo dire quello che penso. Diciamo le cose che non vanno, ma senza dare colpe all'amministrazione. L'amministrazione di oggi è uguale a quella di... Ma si è insediata da poco, nuovi assessori. A differenza dei colori, Io vado oltre i colori. Allora, un assessore deve avere l'assessore, sì. chi è addetto, deve avere l'intelligenza di girare per la città e constatare quello che non va, cioè deve avere, è il suo compito. Chi sta lì non è attaccare un'amministrazione tanto per farlo, cioè lei, chi comanda deve rendersi conto dei problemi che abbiamo. Un turismo internazionale che ruota intorno a questo territorio e non possiamo più permetterci, perché ritornando al discorso che facevo, ho vissuto in Francia, questo mi ha permesso di capire delle mentalità e quindi di fare anche autocritica su quello che noi siamo. Noi, allora, un turista straniero, la prima cosa che fa, e lo ripeto perché l'ho già ridetto, osserva la pulizia di una città, vede il controllo del territorio. Allora, un centro storico che è uno dei più importanti, dei più grandi, però deteriorato all'inverosimile, con parcheggi ovunque, ma non fa altro che aggravare la posizione del turismo. Dice, ci fa una cattiva pubblicità. Ma assolutamente, perché il turista se ne scappa, capisce la mentalità. Ma abbiamo chiesto le consulenze. Sì, però io vedo. Almeno con le consulenze ora sapremo, ci diranno che prendono soldi. Ci diranno come vanno fatte le cose. Vabbè, io me lo auguro che sì. Dobbiamo tu sei molto ora ottimista. Sì. Ora ci diranno loro che la pavimentazione del corso vuole essere aggiustata. Chissà se lo diranno mai. Bisogna mettere i contenitori, i cestini dappertutto, ci vuole il controllo del territorio, Scusa. Il turista ha bisogno di tante chiedo cose. Scusa, l'altra volta ho sottolineato il fatto dei cestini, allora, in altre città ho visto che esistono dei contenitori in ghisa molto pesanti e attivi che restano lì per secoli. In una città dove non c'è tanta attenzione sul decoro urbano, anzi i ragazzi molte volte dopo che hanno fatto la bevuta notturna si divertono a rompere i bidoni di latta. Cioè, in una città come questa mettere dei bidoni di latta significa sprecare soldi inutili, meglio spendere soldi più importanti per dei contenitori. Quindi c'è un suggerimento che vogliamo dare. Ma io penso che è la logica delle cose che porta a valutare in maniera diversa. Cioè, che mi vai a mettere un bidone che dopo 2 mesi, per essere positivo, sarà distrutto. Ma non è una scusante il fatto che i ragazzi abbiano, purtroppo, ma diventa una scusante perché io ho attaccato sempre poi i ragazzi. Allora, c'è la parte incivile della comunità, questo è chiaro, che va educata, quindi si parte dalla scuola, perché noi siamo, io vedo i ragazzini al self-service, prendono le loro bustine di patatine e se nessuno gli insegna che non bisogna buttarla per terra, la butta per terra. E io non posso avere...
mia moglie molte volte mi riprende perché dice: ma è inutile che attacchi, però io penso che sia un mio dovere fare questo. Molte volte sono tentato di scendere da casa mia e prendere la bustina io stesso e buttarla lì, ma per esempio, per essere di esempio, perché bisogna educare la comunità, cioè buttare la carta a terra nel 2021 significa essere rimasti in un'epoca ormai scomparsa in altri territori, questo è tutto. Quindi praticamente abbiamo detto il traffico che non si riesce a delimitare nel centro storico, esatto, è un problema esatto. Notevole. Non ci sono anche, come dire, centri di accoglienza per i turisti, cioè non c'è un infopoint, c'è la Prologo. No, l'infopoint in via Matera. Quella è diventata tra l'altro so che l'assurdità di una politica. Sì. Molte volte non ci sono fondi per fare un nuovo teatro, ma vengono come funghi fuori fondi per creare delle assurdità. Allora, quell'elemento architettonico, no, che io poi l'ho anche accettato in un contesto di modernità, ma non nel nostro contesto, perché andare a fare quell'elemento lì in una zona popolare assurda, dove il turista non ci arriverà mai, perché nasceva come info point del turismo, trovo veramente una cosa paradossale. Allora io dico, si vede quella struttura con un'altra ottica. Io avevo proposto pure di creare un museo di arte moderna e contemporanea, perché essendo un elemento architettonico moderno, allora ci sono tanti artisti, e questa è un'altra cosa che ripeto, un museo moderno. Allora, in donazione ci sono tanti giovani che artisti, non parlo, ripeto, della mia arte, che non ha importanza. Lei è un artista, artista perché sono triste. Per vedere lo scempio di questa città. Comunque dicevo, questa cosa qui, direttore, è una cosa che va focalizzata, cioè capire, è una struttura che è abbandonata, non serve a niente. Quindi la cosa più logica da fare che cos'è? Creare una struttura o una pinacoteca cittadina, come si sta a Trani. È abbandonata. Allora, donazione di un'opera di ogni artista, la valorizzazione anche di artisti che ormai non ci sono più, compreso la figura di Mimmo Ventura, un artista un grande che, abbiamo avuto. Esatto. Questa città. Allora, avere una pinacoteca permetterà di far vedere opere di tanti artisti, anche i turisti, e quindi di creare poi un veicolo culturale attivo e non passivo. Però devo dire, sì, questo è tutto sottoscrivo al 100%. Dobbiamo dire, però, dobbiamo rilevare anche che non è vero che ad Altamura non ci sono le capacità, perché quando poi ci esprimiamo, nel senso che Federicus ci ha dimostrato la Fortis Murgia, per esempio la Fortis Murgia, ma tante altre associazioni, organizzazioni, ci hanno dimostrato che con le proprie forze sono riusciti a fare grandi cose, soprattutto sotto l'aspetto del turismo. Quindi non è vero che non ci sono le professionalità, non ci possiamo organizzare, non possiamo avere delle guide turistiche, non possiamo come dire, ospitare i turisti, non possiamo accoglierli. Non è vero, basta solo crederci e cominciare, dare avvio a un'epoca, a una nuova era. E invece non lo si fa, si preferisce ancora non credere nelle forze locali, che credo io onestamente non l'avrei mai fatto. Cioè io nel 2021 avrei dato fiducia alle realtà locali, avrei fatto in modo di metterle insieme. Ma è impossibile, concordo, non si può fare. Non è vero, perché Federicus ce lo dimostra, che invece centinaia di persone magicamente, a cominciare dai dirigenti scolastici, i bambini delle scuole che partecipano, magicamente centinaia, migliaia di persone partecipano a una manifestazione del genere e arrivano, non so quante di preciso, ma migliaia e migliaia di turisti, perché poi il centro storico si riempie. Ora il centro storico avrà una capienza di 100.000 persone, 50, 60, quelle che sono, si riempie. Allora questo è il dato, che quando vogliamo noi siamo capaci. E invece il mondo della politica
ci sta dicendo il contrario, che non siamo capaci. Questa è la verità. No, loro lo dicono a noi che non siamo capaci, dicono al tessuto civile che non siamo capaci di fare queste cose e quindi chiedono all'esterno anche le consulenze, non la gestione. Attenzione, non si chiede la gestione, la valutazione, no, si chiedono le consulenze, cioè sapere cosa fare, sì. Che è ancora più grave secondo me. Poi è una mia. Concordo col punto di vista espresso in precedenza sul fatto che prima di chiedere consulenze esterne va sistemata la situazione decoro della città, prima di programmare anche eventi e cose molto più importanti. Allora, quando questo non avviene, allora o sono le incapacità di chi ci governa, e bisogna sottolineare senza vergogna, cioè io non posso non citare delle inadempienze di chi è addetto alla cura della città. Del bene pubblico. Quindi, secondo me, il fatto, queste non sono critiche gratuite venute tanto per fare, perché io poi alla critica associo anche il fatto della proposizione. Cioè, cosa fare, come fare. Allora, io nel mio piccolo cerco pure di capire quali soluzioni ci possano essere in una città come questa. Allora, prima di tutto è questione di amministrazione. Perché quando si parla anche di traffico, e il traffico di proposte mie e di tanti altri ci sono state, perché io sottolineo ancora una cosa importante, gli autobus di città a Matera sono ormai di efficienza quotidiana. Ad Altamura no, ad Altamura ci sono i bus di città che circolano vuoti e che passano dal centro, passano dal centro, consumano comunque carburante. Certo. Allora l'intelligenza, la piccola intelligenza che mi permette di capire una cosa, se c'è consumo di carburante, qual è la soluzione migliore? Incentivare il cittadino a prendere il servizio pubblico. Quindi io per un anno incentivo, permetto al cittadino di prendere il servizio pubblico gratis, perché la benzina, il gasolio se ne va. Allora è una situazione logica. Però allora, da me il primo, si levano le auto dalle strade. Lei dice questo. Quando tu dici al cittadino, tu puoi prendere l'autobus da qui e arrivi a Monte Calvario senza prendere la macchina, sì. Uno. Chiaramente le abitudini, sappiamo, sono difficili da scardinare, però abituando e incentivando a farlo, io penso che una trasformazione nel tempo la si vedrà. Basta dire che ad Altamura ormai da 20 anni, suppongo circa 20 anni, continua a celebrarsi il mercato settimanale in un luogo che secondo me non dovrebbe avere nemmeno l'agibilità. Discusso per anni poi. Non dovrebbe nemmeno avere l'agibilità, perché lo abbiamo dimostrato anche con le continue trasmissioni di Emanuele Giordano. Sì. Andiamo lì, guardiamo la situazione dell'asfalto. Ho seguito. Ed è incredibile che si continuino a fare questi mercati in un posto dove la gente può inciampare, cadere, rompersi una gamba, cioè è assurdo, e addirittura si celebra il mercato, cioè non solo è aperta al traffico, certo. Non solo diciamo è una strada che non è chiusa al traffico, no, si celebra addirittura il mercato, cioè ci abbiamo piazzato una, gli abbiamo dato una funzione che non può essere sua. Assolutamente, perché in un centro abitato che condiziona la vita, poi bisogna anche ammettere questo. Come no. Cioè, perché le strade sono bloccate, sono chiuse, dei cittadini hanno dei servizi che impediscono. Notevoli, certo. Assolutamente. Quindi negli anni, questa, ho seguito tanti anni, per tanti anni le vicende trattate da Canale 2, e vedo che il tema è sempre quello aperto, non è cambiato nulla, quindi il mercato settimanale è sempre attivo nel solito posto, quindi io non capisco come mai, perché non penso che non ci siano aree pubbliche che permettano di fare questo. Certo. No, magari lo si può spostare da qualche altra parte, ma quel luogo senz'altro non è idoneo. Anche la parte, se non erro, al di là della stazione, sì. Ferroviaria, so che c'era un'area si stava pensando possibile di spostare, perché c'è un grande vialone, quindi sarebbe anche più logico spostare tutto lì, ma
ripeto, accusare è vero che accusare, sottolineare delle brutture è facile, non lo metto in dubbio. Evidentemente è pervenuta dopo che abbiamo fatto le ultime trasmissioni, abbiamo parlato di rifiuti per strada, eccetera, eccetera. Un nostro telespettatore ci diceva: ma cosa volete dalla gente se mancano i cestini, come dicevamo, abbiamo detto più volte, anche attorno alla città, anche quelli dicevo io l'altro giorno. Periferie? Anche per le batterie esauste, esaurite. Non ci sono contenitori dove buttare. Per i medicinali scaduti. Allora, cioè, come si fa a pensare che una città possa essere pulita se non gli si dà gli strumenti basilari, proprio principali? Assolutamente. Poi dopo vengono le multe, le sanzioni, certo, poi viene tutto il resto. Certo. Ma se non gli diamo almeno i contenitori dove buttare questa immondizia, anche i ragazzi che vanno a mangiarsi le patatine nel centro storico, non gli diamo i cestini, i contenitori di cui dicevamo prima, di cosa stiamo parlando? È vero che noi ripetiamo le discussioni, certo, in eterno, perché vado a ritroso a vedere un po'. Siamo condannati. Io posso ammettere un'amministrazione nuova, e sottolineo l'amministrazione, che dopo qualche mese deve assettare i programmi, queste cose qui, quindi ha difficoltà a programmare e fare. Ma a distanza di anni, cioè vedere che le stesse deficienze, sono lì. Allora io mi chiedo se ci vuole un po' di dignità e quindi dare le dimissioni. Perché qui si parla. Ognuno dal suo ruolo, diciamo. Ognuno dal dare suo... le dimissioni per questione del bene della città. Allora. Lei continua a essere artriste, però, quando... No, artriste non lo sono tanto, in questa occasione sì. Allora, grazie ad Antonio Baldassarra, lo ricordiamo, è un artista conosciutissimo in questa città, però, ripeto, noi gradiremmo, lo invitiamo spesso a parlarci di quello che accade a livello culturale, mostre, però poi ci ritroviamo a parlare di questi temi perché, dicevamo, l'attenzione non c'è nulla, non c'è nulla, perché non si può pensare di invitare la gente a una mostra quando poi abbiamo le strade rotte, il centro storico che è impraticabile, sporcizia, abbiamo una serie di problemi, viabilità, la sicurezza, mettiamocela pure, no, la questione della sicurezza. Non possiamo pensare ad altro se prima non risolviamo questi problemi. Quindi sono è una basilari. Città che si sta attorcigliando attorno a se stessa, quando invece tanto di cappello a Matera, che ormai vola alto, e lì hanno fatto... Una parentesi, ho sentito ieri anche Santeramo in Colle, sì, e all'apice e all'avanguardia per la raccolta differenziata rispetto anche ad altri comuni. C'è una cosa che mi ha sorpreso. E poi Gravina, che dobbiamo dire... Gravina ha recuperato molto, complimenti a Gravina. Si sta dando da fare perché ha aperto dei siti Altamura, turistici. Mi auguro che da una discussione possa generare un seme di creatività e di efficienza. Gravina ci ha creduto e ha aperto anche un sito che è la Gravina Sotterranea, insomma, ha aperto dei siti importanti che comunque attirano turisti e sono di interesse storico-culturale. Gravina si sta muovendo nella giusta direzione. Noi non si sa. Grazie ad Antonio Baldassarra per essere stato qui con noi. Grazie. Continuate ovviamente a scriverci e a segnalarci i problemi, ne discuteremo finché avremo la forza di farlo. Voi lo sapete, saremo qui con voi a vigilare per migliorare questa città. Poi se sbagliamo ditecelo pure, insomma, noi accettiamo anche le critiche, ci mancherebbe. Grazie a tutti, a risentirci domani. Linea ad Emanuele Giordano con la sua chicchirichì. Parlerà anche lui sicuramente di cose che non vanno. Scusateci se esistiamo, no, lo dico ai politici. Scusateci, vi dovete rassegnare. Purtroppo siete circondati. Non possiamo dirvi altro. Grazie a tutti, a risentirci a domani.